Un'altra domanda da rispondere. Buongiorno, complimenti per la bella realtà. Grazie. Perché la scelta skiving e non rettifica? Qual è il tempo di setup per lo skiving? Grazie. Allora, la scelta se uno fa skiving o rettifica, secondo me dipende prevalentemente dal grado di qualità che è da raggiungere. Esattamente. E poi anche dalla rugosità sul fianco che serve. Con lo skiving noi possiamo realizzare una qualità forse 6-7 come si sentiva, sì, come si sentiva prima da Stefano, una rugosità sul fianco di forse RA05, RZ2,5, poi siamo limitati lì. Se uno ha bisogno di una qualità ancora migliore, allora andiamo a un altro processo tipo la rettifica denti oppure anche la lappatura. Sì, possiamo anche aggiungere che lo skiving richiede dell'utensileria dedicata, quindi serve un creatore da pre-skiving e un creatore da skiving. Con la mola in rettifica ovviamente è più facile profilare un pezzo e produrre quindi un lotto magari piccolo rispetto che lo skiving. Lo skiving diciamo che io lo vedo abbastanza interessante, quindi per gradi di qualità che non scendano sotto il 6 assolutamente e che comunque abbiano dei lotti anche abbastanza importanti. L'altro grosso vantaggio è che la rettifica richiede di avere la macchina, e quindi per chi non ha la macchina di rettifica la soluzione dello skiving può essere un avvicinamento. È una via di mezzo che possiamo avere tra la dentatura di sgrossatura o la dentatura di finitura e la rettifica, e ha un suo mercato che sta crescendo anche molto in questi ultimi anni, molto interessante, perché ci sono un sacco di applicazioni dove vengono oggi utilizzati degli ingranaggi rettificati, ma non è in realtà necessaria per l'applicazione la rettifica, e questo ovviamente comporta anche un risparmio economico, insomma costa meno diciamo lo skiving della rettifica. Poi ci sono ancora altri fattori che possono giocare un ruolo importante, la geometria del pezzo. Assolutamente, per sì. Per esempio un pignone per lo sterzo dell'auto, un pignone così ha una certa uscita che è disponibile per il creatore, e in tanti casi è solo possibile utilizzare un creatore da 40 o 50, e rettificare un tale pezzo costerebbe una barca di soldi, perché sì, Non si dovrebbe utilizzare le mole molto piccole. Sì, la geometria del pezzo è fondamentale. Altri casi dove noi utilizziamo lo skiving con successo anche rispetto alla rettifica è con pignoni con pochi numeri di denti. Abbiamo dei codici che hanno solo 3 denti, quindi un numero di denti molto molto basso, ma comunque dove il diametro di nocciolo di dentatura è estremamente piccolo. Questo vuol dire che io dovrei utilizzare delle mole piccolissime, magari perché ho poco spazio o anche ho degli spallamenti vicini, e rischierei di generare anche qui delle vibrazioni eccessive. Mole troppo piccole poi mi imporrebbero anche di usare dei mandrini con dei numeri di giri elevatissimi, tutti problemi che risolvo molto più facilmente con lo skiving. Grazie. Un'altra domanda.